Mi chiamo Lorenzo e sono un viaggiatore. Il mio progetto si chiama Vostok 100K. Viaggio col mio vecchio camper, ma anche a piedi. L'importante è raccontare. Queste sono le Vostok Drops, piccoli video pubblicati sui social nel corso dei miei viaggi. Ieri sera, mentre dormivo sullo scoglio, perlomeno cercavo di dormire sullo scoglio, ho sentito dei lamenti. Giustamente, trovandomi vicino alla Caronte, ho detto: qualche anima in pena che aspetta Caronte o che non ha l'obolo per pagare Caronte. In realtà mi sono accorto che era una ragazza francese che parlava al cellulare in viva voce con il fidanzato, e sta povera ragazza si lamentava perché questo François la stava lasciando. Un dramma, e piangeva e si lamentava, e avrei voluto dire: per favore togli il viva voce, vai da qualche altra parte, però che fare, sono pene d'amore, anime in pena allo stesso modo. Questa notte ho fatto degli incubi, allora stamattina mi sono svegliato, sorry, e sono venuto qui in questo posto vicino alla foce del fiume, e il Necromanteion. Qui c'era un tempio dedicato a Persefone, e poi c'era una grotta dove pare si potessero vedere le ombre dei morti. In realtà succedeva che quando arrivavano qui i pellegrini seguivano tutto un rituale, venivano accolti, mangiavano e gli venivano somministrate delle piante, pare allucinogene. Grazie a queste piante poi venivano condotti in una grotta, e in questa grotta, illuminata ad arte, pare vedessero le ombre dei morti. Era uno dei due primi oracoli dell'antica Grecia, insieme a quello dedicato a Zeus. Ed era un posto molto vicino all'entrata dell'Ade, perché qui poi i fiumi, l'Acheronte, lo Stige, facevano dei rumori sotterranei nelle grotte. E pare che si udissero questi rumori che riproducevano i rumori dell'inferno. E allora sono venuto a vedere, alla ricerca dell'oracolo. Qui c'è una strada, una scaletta stretta, però sono persone che risalgono dalla scaletta, non sono anime. Io provo a scendere, non si sa mai. Quando è sceso nell'Ade, Ulisse ha incontrato i suoi amici, ha incontrato Achille, che diceva: preferirei essere lo schiavo di un contadino piuttosto che essere il re dell'Ade. Io ci provo, roba allucinogena, tranne la pita di ieri sera, non ne ho mangiata, anche se un po' la pita fa l'effetto ascensore. Ci provo a scendere, però credo che qui oltre i turisti al massimo potrei trovare il povero amore di questa ragazza, morto per François.